Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Parliamo di una polemica che si è innescata qualche istante fa sui social. Ve la voglio riportare in real time, ho la possibilità di farlo e quindi voglio vedere un po' che ne pensate. Il mio video non vuole essere divisivo tra chi è pro Dybala e contro Dybala. Veramente non scadiamo nella polemica sterile nelle due fazioni che poi fanno il male del calcio. Sono queste le cose che rovinano, a mio parere, l'amore per la squadra, che la Juventus, che è al di sopra di qualsiasi giocatore, di qualsiasi individuo. Cioè la Juventus è un'entità e dobbiamo fare il bene della Juventus se tifiamo la Juventus. Dal momento in cui decidiamo di tifare le nostre idee, allora qua succede lo scatafascio totale. La discussione calcistica è bella, è figa, ma in questo video veramente non voglio scatenare alcun flame. Dobbiamo essere poi, oltretutto ragazzi, molto bravi nel capire che nel calcio qualsiasi dichiarazione ha un limite temporale, dopo un po' scade. Perché qualsiasi cosa detta in un arco di tempo possiamo essere contraddetti, ma è così, perché parla il campo, parlano le situazioni, parlano gli sliding doors di una vita, di una carriera di un calciatore. Per cui spesso diciamo quello là è scarso e poi gli risulta magari fenomenale. Io lo dicevo per Icardi tanto tempo fa quando stava all'università, quando era alla Samp. Icardi mi fa cagare, poi scarso non è. L'abbiamo visto magari lì all'apice del successo, boom, ha avuto un'altalena e è stato buttato giù. È così, è qualsiasi valutazione, non può durare in eterno. E guardate, sono pochi calciatori su cui possiamo fare delle valutazioni in eterno. E quei calciatori in genere sono i Del Piero, i Ronaldo, i Messi, che attualmente continuano con un tipo di performance che non è replicabile da qualsiasi altro calciatore. Per cui i commenti su Dybala vanno circoscritti a un limite temporale molto breve, perché se guardiamo l'interità ha avuto anche lui alti e bassi, e negli alti ci ha fatto godere come dei matti e nei bassi ci ha portato spesso a litigare, a dividerci, a scontrarci. Questa è la realtà dei fatti. Adesso cosa è successo? Che ieri o l'altro ieri era il compleanno di Paolo Dybala e tutti ovviamente gli hanno fatto gli auguri, persino Alex Del Piero con l'emoji accanto, il pupazzone, il cuscino forse, che faceva così, no? La Dybala Mask, faceva gli auguri a Dybala. Dybala ha ricondiviso tutte le storie sul suo Instagram, tranne una, gli auguri fatti dalla Juventus. È un caso? Voi direte, sì, vabbè, ma non marciamoci su. Sono parzialmente d'accordo, ovvero, questo non è indice per forza del fatto che i rapporti tra la società e il calciatore siano tesi. Non possiamo arrivare a una conclusione sulla base di una storia su Instagram. Però diciamo che sommando tutti gli indizi iniziamo a farne una prova. Possiamo veramente capire che in realtà c'è qualcosa tra la Juventus e Paolo Dybala. Ed è qualcosa di negativo, a mio parere. Non c'è un rapporto idilliaco tra società e giocatore. Non c'è un'intenzione chiara di voler rinnovare così questo giocatore. Credo che ci sia un po' di distanza tra le parti e non credo che la distanza sia legata a un ingaggio e non credo che sia legata ad altri motivi di natura economica. Credo che sia invece fortemente legata a una sorta di programmazione che la Juventus vorrà attuare. E non ho ancora capito, francamente, se questa programmazione lo include pienamente nel progetto o lo esclude totalmente. E credo che non lo abbia capito Paolo Dybala, che credo abbia dei sentimenti contrastanti dentro se stesso nei confronti di questa squadra. Perché lui ovviamente merita la fiducia di essere aspettato, perché le cose ce le ha fatte vedere. Non possiamo buttarlo giù e basta. È un giocatore che va criticato quando le sue performance non sono come le nostre attese, cioè non rispettano le nostre aspettative, però va anche esaltato in quello che riesce a fare. E qua credo che si inneschi sto meccanismo di contrasto all'interno di Paolo Dybala. Credo che anche all'interno dello stesso Paolo non ci sia più magari anche quel tipo di forza che lo spinga a voler rinnovare alla cieca con la Juventus. E credo che la cosa sia reciproca. Credo che anche la Juventus stia valutando bene tutte le opzioni per il rinnovo, nonostante la voce ufficiale, quella di Paratici, qualche tempo fa abbia tranquillizzato i tifosi nel dire appunto state tranquilli, il rinnovo con Paolo non è in discussione. Poi il tempo stringe, tic tac, tic tac, tic tac, e il 2022 è dietro l'angolo, perché per i rinnovi bisogna agire molto prima di un anno, cioè non dobbiamo arrivare a gennaio. A gennaio deve esserci una deadline all'interno della quale questo contratto deve essere firmato, altrimenti se ci spostiamo già all'estate
facciamo fatica poi a trovare delle soluzioni, perché a quel punto nell'immaginario del calciatore iniziano ad apparire delle altre soluzioni, e tra queste soluzioni probabilmente la Juventus non ci sarà. La realtà dei fatti è questa. Quindi la storia che non è stata condivisa da Paolo Dybala degli auguri della Juventus non è la prova che c'è un po' di maretta all'interno del loro rapporto, del rapporto tra società e giocatore, però è una delle tante cose, di tanti indizi che buttati là iniziano un pochettino a farci storcere il naso e iniziano un po' a preoccupare i tifosi. Cosa penso io? Io credo che il bene supremo, ripeto, è sempre la Juventus, e quindi partiamo da questo presupposto. Poi ci metto la società, che deve decidere che cosa deve fare con Paolo Dybala, e la società deve capire se Dybala è un giocatore sul quale bisogna puntare per i prossimi anni a venire, oppure c'è un'idea differente, c'è l'idea di puntare su tutti gli altri profili, eccetera, eccetera, eccetera. Il fatto che la Juventus l'abbia messo alla berlina, diverse volte abbia cercato di cederlo, ricordate, non lo scambio con Lukaku e tutte quelle cose che si sono verificate là, fa pensare al fatto che la Juventus non abbia intenzione di rinnovare un ingaggio così tanto oneroso per un giocatore che non è il principe o il re di quello stesso progetto. Questa è la verità dei fatti e questa è la cosa che a me preoccupa. A me Paolo Dybala fa impazzire quando offre delle performance all'altezza di Paolo Dybala, fa incazzare totalmente, ma questo è figlio anche del suo atteggiamento in campo quando non gioca bene, perché mi aspetto la rabbia agonistica quando le cose non vanno come dovrebbero andare. Invece molto spesso vedo dei bronci, vedo i fanculo tirati così della serie ma andatevene a fanculo. Ed è quel classico atteggiamento da strafottente che mi irrita, però le sue qualità sono indiscutibili, così come indiscutibile il fatto che sia un giocatore molto altalenante e che deve trovare probabilmente un po' di continuità per essere consacrato come super campione e non più come talento che deve esplodere, perché finora Paulo Dybala è un talento che ha dimostrato di essere campione a targhe alterne, a momenti. Quindi io mi aspetto tanto da lui. Come andrà a finire questa vicenda? Io credo che la Juventus farà di tutto per rinnovargli il contratto, ma non lo farà magari soddisfando delle richieste economiche esagerate. Se questo rinnovo di contratto avverrà, avverrà delle cifre piuttosto ridotte rispetto a quel che immaginiamo. Io credo che intorno ai 10 milioni un affare si possa chiudere, blindandolo, poi c'è anche la possibilità con calma eventualmente di cederlo. L'unica pecca di Paolo Dybala è anche la questione dei diritti d'immagine, ne ho parlato in altri video. Questa roba qua non si risolve dall'oggi al domani, è una problematica. Lui è in causa col suo vecchio procuratore che detiene i diritti d'immagine dello stesso Paolo, e il primo grado è stato appunto perso da Paolo. Adesso che ha trovato una certa serenità con la ragazza Oriana, sono stra innamorati e si vede, io mi auguro che possa ritrovare anche la serenità con la vecchia signora. La verità è questa. Se Dybala diventerà ovviamente l'uomo immagine di questa Juventus nel futuro, io sarò qui a sostenerlo, al di là di qualsiasi mia idea che possa avere nei suoi confronti, simpatia o antipatia, che poi in realtà non è che mi sta antipatico Dybala. È un giocatore che non mi scalda come tanti altri, la verità è questa, ma me lo terrei ben stretto. Cioè è una freccia da tenere assolutamente nel proprio arco, però deve essere quella freccia che fa male, quella che quando scocchi sai già dove va a finire. Non una freccia che va dove cazzo gli pare perché gli girano i coglioni. Questa è la realtà dei fatti. Detto questo, ragazzi, io vi ho portato un indizio in più. Ripeto, l'idea che mi sono fatta è che i rapporti non sono assolutamente pacifici. C'era il cacchio di procuratore di Paolo che è arrivato a Torino, non ha incontrato la Juventus in 3 settimane. Non so che cosa devo pensare. Il malumore di Paolo Dybala palesato in certe situazioni in campo non è, secondo me, dettato solamente a questioni di natura fisica. In più sta storia di Instagram, 1 più 1 più 1 fa 3, e 3 inizia a essere già la prova, secondo me, di qualcosa di puzza di bruciato. Ragazzi, che dire, io vi do appuntamento a domani per i classici video. Un abbraccio a voi, grazie dell'attenzione per chi è rimasto fin qua. Aspetto i vostri commenti sotto per capire che idea vi siete fatti. È importante per me avere un confronto, perché non vorrei essere io là che la butto qua così la riflessione e poi mi dite tutti sì, hai ragione.
Voglio vedere anche chi la pensa diversamente da me, come che ha da dire, perché è una situazione in cui io voglio confrontarmi con voi, è una situazione in cui possiamo crescere tutti quanti insieme, possiamo farci un'idea bella, magari un po' più definita, con dei dettagli che magari non conosciamo. Ok, lo scambio è importante. Sharing is caring, come dicono nei vari blog, eccetera, le cazzate là che mettono per condividere nei sui social. Però sono d'accordo. Un abbraccio a voi ragazzi, e sempre fino alla fine. Forza Juventus.